Sarebbe giunto il momento della firma del nuovo accordo fra la società di Chan e PIMCO per il rifinanziamento del debito ACTRE, ecco quando avverrà. L'Inter continua a sognare in grande anche dopo settimane dal momento di svolta dell'attuale stagione di Serie A, prossima alla sua conclusione. Sono infatti molti i passi ancora da compiere per il salto di qualità definitivo soprattutto in Europa, ma la base apposta è ormai solida e ben formata lungo una spina dorsale fatta di coesione, unità e sacrificio. Ci hanno lavorato su non soltanto tecnico e giocatori ma anche il resto dello staff e dei dirigenti, da Giuseppe Marotta a Piero Ausilio, passando per il presidente Steven Chan. Quest'ultimo non è stato tanto presente a Milano come accaduto in passato per seguire da vicino le gesta vincenti della propria squadra, ma le motivazioni alla base di tale operato sarebbero più che giustificate dalla necessità di trovare un equilibrio nella delicata questione relativa al debito accumulato da Suning nella gestione del club nerazzurro. Come noto, infatti, Chan si era fatto carico di un peso da quasi 400 milioni di euro da restituire entro il 20 maggio al fondo americano ACTRE, finanziatore del progetto. Con il passare del tempo le tensioni sul futuro del presidente cinese alla guida dell'Inter si sono intensificate, ma non è mai tramontata la speranza di una uscita di scena positiva. E con un pizzico di buona insistenza, i primi risultati sarebbero ormai prossimi a saltar fuori. Chan ha nozze con PIMCO, debito ACTRE e verso il rifinanziamento. Nelle scorse settimane si era parlato di una voce sull'accordo imminente fra Chan e la società PIMCO, al fine di rifinanziare l'importo da 380 milioni destinato alle casse di ACTRE, onde evitare che il club nerazzurro potesse cadere nelle mani del fondo statunitense come pegno contrattuale. Oggi filtra una data indicativa, ma comunque piuttosto verosimile, entro cui tale accordo prenderà finalmente vita. Stando alle ultime informazioni, entro il prossimo martedì, se non oltre mercoledì, arriverà la firma tanto attesa. Ad aver preso in mano le redini della trattativa sono state Latham e Watkins per conto di Suning e della Piper per PIMCO. Si tratta di una forma di finanziamento ponte, propedeutico all'ingresso di nuovi partner azionari a monte della catena di controllo dell'Inter, si legge su Calcio e Finanza. Un dettaglio di non poco conto, considerando che da anni si valutano possibilità di cessione verso terzi una volta che la situazione finanziaria tornerà stabile dopo il periodo di crisi vissuto post-pandemia. Intanto Chan resterà alla guida del club in qualità di primo responsabile e presidente.